Stato di salute ottimale, ambiente ottimale, i ragazzi sono carichi. Abbiamo fatto 3 giorni che sono pochi, ma molto molto intensi. Intensi non solo dal punto di vista dell'applicazione tattica di quello che dovremmo fare in campo, ma anche e soprattutto dal punto di vista mentale, perché sono tranquilli, penso di aver trasmesso una discreta serenità, quindi loro sono abbastanza sereni, ma sono molto motivati e molto carichi. E credo che adesso sono veramente consapevoli di avere una chance importante e di andare a affrontare una delle prime della serie di partite della vita. Di una cosa sono sicuro, che la squadra sta bene, carica, e farà il massimo per vincere una partita che è sicuramente difficile, perché andremo a affrontare un Livorno che ha 2 risultati su 3, quindi non mi aspetto una partita bellissima contro una squadra che si chiuderà, ma mi aspetto sicuramente una partita dagli alti ritmi e dalle grandi motivazioni, dal grande coraggio e dalla grande voglia di vincere. 4-2, 4-2-3-1 è la stessa cosa, non cambia niente, cambia pochissimo, perché a seconda di cosa chiedi tu ai tuoi giocatori può diventare un 4-2-3-1 o può diventare un 4-4-2. Pasquato gioca sicuramente, Melchiorri gioca sicuramente, diciamo che ho pochi dubbi. Se l'Asi si è allenato poco, e soprattutto i primi 2 giorni in cui abbiamo lavorato molto sull'aspetto tattico è mancato, quindi in questo momento è un attimino in ritardo, anche se sta bene, sicuramente verrà in panchina. E gli altri 3 stanno bene, devo fare una serie di valutazioni che, come ho detto prima, non riguardano solo l'aspetto tecnico-tattico, ma anche mentale. Politano è un giocatore di assoluta qualità, lo ha dimostrato, non lo scopro io, ha fatto grandi cose fino a questo momento. Nell'arco di un campionato io non so perché è stato fuori, non mi interessa. Io, quello che mi interessa è quello che è accaduto da 3 giorni a questa parte fino a venerdì, e lui sta bene, sta benissimo, è super concentrato come tutti i suoi compagni, sui giocatori di qualità ci si punta assolutamente. Un altro che gioca sicuramente? Assolutamente sì. Madonna, che c'è l'emozione. È certo che domani, quando entrerò in campo, sicuramente l'emozione la sentirò, fino a quando almeno l'arbitro fischierà, perché poi mi butterò completamente nella partita mentalmente, ma entrare da quel sottopasso che ha calcato più volte mio papà, o entrare da quel sottopasso e ricordare che io a 8 anni andavo allo stadio e buttavo i coriandoli, e comunque avere la responsabilità, se vogliamo, di essere a capo di una squadra che è la squadra della mia città, sicuramente ti crea emozione, però sono sereno, in questo momento sono molto sereno.